Facciamo quest'altro video di intossico, dai. Stagione fallimentare, pessima, vergogna, vergogna. Vergognosi che siete, voglio. Mamma mia, che stagione di merda. Ogni anno ci illudiamo, aspettative, aspettative. Tiè, lo prendiamo nel culo sempre, per mezzo di questo pappone che non si fa nemmeno, guarda. Mamma mia, non si rende nemmeno visibile, non parla. Non parla, dove sta adesso? Sta facendo i cazzi suoi, intanto noi tifosi soffriamo, siamo usciti da due competizioni e siamo settimi in campionato, settimi, vergogna, voglio, vergogna, stagione fallimentare, siamo usciti pure dalla Coppa Italia con una squadra mediocre, l'Udinese veramente, l'Udinese, il Genoa della Serie A, mamma mia che vergogna, voglio. Igishkorn, una squadra senza grinta, senza cazzimma, zero, una squadra che ha tanta qualità, a parte quei terzini di merda, c'ha tanta qualità al suo interno e non si esprime al massimo, vergogna, mamma mia, una squadra veramente ridicola, ridicola, che ha qualità e non... E non le fa vedere in mezzo al campo. Abbiamo giocato 30 minuti. 30 minuti del secondo tempo attaccato, attacca grazie al cazzo. Abbiamo già subito il gol. Dovevamo fare un'impresa. L'impresa con una squadra mediocre. Per mediocre intendo rispetto al Napoli. Perché comunque sicuramente il Granada è una squadra che non molla. L'ho detto sempre, ma rispetto a Napoli, una squadra mediocre, non so manco cazzo nostra. E siamo usciti 2-0 all'andata e 2-1 al ritorno che abbiamo vinto, che non ci serve a un cazzo. E il presidente dove sta? Adesso dove sta? Mo Gattuso, a Rosta. Gattuso, noi stesso così in conferenza, ci è mancato il veleno. La squadra però ha giocato bene, ma io non me ne faccio un cazzo che ha giocato bene. Siamo fuori da due competizioni, fuori. E anche quest'anno non si vince un cazzo, come sempre, perché noi abbiamo una società di merda. Abbiamo un pappone che cacciasse a Gattuso stasera, almeno per salvare il salvabile. No, tante assenze, sempre sti alibi del cazzo, tante assenze, ma avete visto la qualità che c'aveva il Napoli o no? La qualità dei giocatori. Il problema è che non si sanno esprimere perché non c'è un gioco, non ci sono idee, non ci sta niente, per colpa di Gattuso. Non ci sono idee. Sicuramente la colpa non è soltanto di Gattuso. Appunto, parte dalla dirigenza e la società soprattutto. La società, ma anche questi giocatori pezzi di merda che hanno qualità e non si esprimono al meglio, guadagnano i milioni, mercenari del cazzo, e noi tifosi ci incazziamo, soltanto la maglia e basta, solo quella, veramente. C'è un briciolo di orgoglio in questa squadra. Mamma mia, un Napoli è falluto proprio. Un briciolo di orgoglio. Viene a dire ci provo fino alla fine. Niente. Facciamo il primo gol al secondo minuto e poi ci chiudiamo indietro. Ma che mentalità è? Voglio una mentalità da provinciali. Non dovevamo subire gol. Abbiamo subito una difesa imbarazzante. Che guarda i gol degli avversari, difesa imbarazzante. Che c'è da dire più? Soltanto intossico, perché è una stagione fallimentare per l'ennesima volta. E basta, che c'è da dire? Non onorano questo stadio, intitolato Diego Armando Maradona, il giocatore più forte calcistico nei secoli dei secoli. Veramente, non onorano questo stadio anche il nome di Diego Armando, Diego Armando Maradona. Niente, che non si meritano niente. Zero, a partire dalla società, dai calciatori
e da Gattuso, un allenatore mediocre, un allenatore scarso, scarso. Che c'è da dire? Buonanotte a tutti e nonostante tutto sempre Forza Napoli, sti pezzi di merda.